sei contro Team Europe, amici sportivi del Mala. Finalmente siamo arrivati a questo grandissimo evento. Dopo 2 anni finalmente ritorna la Ryder Cup. Ma che cos'è questa Ryder Cup? È la competizione golfistica più importante del mondo. E non sto scherzando, è veramente così. E come potete aver intuito, la sfida è fra il continente americano e il continente europeo. Una grandissima sfida, veramente pazzesca questa gara, questo torneo che è iniziato nei primi anni del Novecento, da 91 anni se non mi sbaglio. E che cos'altro? Beh ragazzi, questo weekend sarà un weekend pieno di sport, ma soprattutto grandissima Ryder Cup. Oh dai, finalmente è tornata. Ma come funziona questa Ryder Cup? Funziona praticamente così. Ci sono 3 sessioni di gioco. La prima del venerdì è il 4 balls, oppure 4 palle, decidete voi il nome della formula. E che cosa consiste? Consiste praticamente che in un ci sono 4 match, in cui ad ogni match si sono inseriti 4 giocatori, 2 per il team USA e 2 per il team Europa, dove si gioca con 4 palle e dopo le fatidiche 18 buche si andrà a vedere qual è il punteggio migliore fra i 2 team, e chi avrà il punteggio migliore porterà a casa il punto per la sua squadra, per il suo continente. A questo punto possiamo definirla così. Quindi, archiviata questa prima sessione, si passa ai foursome, ovvero il gioco a coppie, nel senso che invece che avere 4 palle avremo 2 palle, una per ogni team. Praticamente anche in questo caso chi avrà il punteggio migliore fra i 2 team porterà a casa un punto. Chi, i 2 giocatori del team colpiranno la palla a un turno a testa, quindi per esempio il primo colpo lo effettua il primo giocatore del team Europa, mentre il secondo giocatore fa il secondo colpo, e appunto ci saranno questi match a doppio, per poi finire domenica con la fatidica sessione di singoli, di match singoli, che vale la classica regola che si fanno delle sfide uno contro uno, chi ha il punteggio migliore dopo 18 buche porta a casa il punto per il proprio team. Il punteggio massimo è 28, il punteggio minimo per portarsi a casa la coppa è di 14 punti e mezzo per l'Europa e 14 punti per gli Stati Uniti. Questo perché se nell'arco del weekend il punteggio dovesse essere di 14 pari, gli Stati Uniti si porterebbero a casa ancora una volta la Ryder Cup dopo il 2016. Perché? Perché ha vinto l'edizione precedente, quella di 2 anni fa negli Stati Uniti, mentre quest'anno si ritorna in Europa a giocare sul percorso del campo di Parigi. Quindi veramente si torna in Europa e speriamo che l'Europa, capitana dal nostro Francesco Molinari, ragazzi, quindi l'Italia è protagonista in questo grandissimo evento. E ecco, adesso vi dico un po' le convocazioni dei vari team, cominciando ovviamente dal nostro continente, quello europeo. Diciamo che abbiamo un team veramente interessante, con Paul Casey, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton, il grandissimo e incredibile Rory McIlroy, appunto il nostro Francesco Molinari, Alex Noren, Torbjörn Olsen, spero aver pronunciato bene la pronuncia svedese, Jan Poulter, padrone di casa perché è francese e gioca sul suo percorso, Jon Rahm, Justin Rose, che ha vinto di recente la FedEx Cup, un torneo americano molto prestigioso, vi dico solo che prima valeva 10 milioni di dollari, quindi fate voi. E
poi Henrik Stenson per finire il team europeo. Un team europeo con molta esperienza, con molte Ryder Cup già fatte, ma anche con molti volti nuovi. Per esempio Ram, poi chi possiamo definire? Noren, Olsen, Hatton, insomma, persone, golfisti anzi, che hanno affrontato qualche Ryder Cup in più con persone che invece Ryder Cup non ne hanno affrontate praticamente nessuna. Ma adesso andiamo a vedere il team americano, perché veramente il team americano questa volta in Europa potrebbe fare il compaccio. Allora, abbiamo Bryson DeChambeau, Tony Finau, Ricky Fowler, Justin Johnson, anzi Dustin Johnson, scusate, ho citato il fratello, Brooks Koepka, Phil Mickelson, un grande Phil ragazzi, Patrick Reed, Webb Simpson, Jordan Spieth, attenzione perché Spieth può essere la carta, il jolly speciale per questa squadra, attenzione, mamma mia, ho paura un po' di Jordan Spieth, Justin Thomas, Bubba Watson e poi il grandissimo, se lo merita veramente questa Ryder Cup di vincerla, se eventualmente sarà gli Stati Uniti a vincerla, il grande Tiger ragazzi, sto parlando di Tiger Woods che ha vinto l'ultimo torneo della FedEx Cup, che però poi è andata, come dicevo prima, a Justin Rose. Insomma ragazzi, è veramente una sfida pazzesca, grandissimi campioni sul green di Parigi. Una Ryder Cup 2018 che potrebbe essere spettacolare come tutte le altre edizioni, incerta fino all'ultima buca, più precisamente alla buca numero 18 di domenica. E che cosa dire? Vi invito a seguirla perché veramente è uno spettacolo, è uno spettacolo, è l'unica competizione golfistica in cui si può fare tifo da stadio, perché veramente ad ogni buca c'è il tifo da stadio, sempre con il rispetto, questo va aggiunto rispetto ad un altro sport, però veramente è un evento che attrae veramente tantissima gente, anche i non appassionati di golf e neanche di sport in generale. Quindi veramente vi do l'appuntamento a lunedì pomeriggio per commentare insieme a voi questa 42esima edizione della Ryder Cup, il torneo golfistico più bello del mondo. E quindi non mi resta altro che augurarvi una buona serata e restate sempre in compagnia con i prossimi video, sempre con il Mala.